crei di nuovo sempre occasioni per restare insieme, per vederci e poter condividere il potere, la gloria, l'amore del regno di Dio insieme. Amen. C'era un'unzione così bella che a un certo punto l'adorazione mi ha rapito e il pastore Christian ha rilasciato due parole che sono le parole che io vorrei riprendere e che il Signore aveva messo nel mio cuore per la parola di stamani. Quando accade questo abbiamo la certezza che una parola è nello Spirito Santo e queste due parole che lui ha utilizzato sono: nel nome di Gesù c'è potenza. Qualcuno provi a dirlo con potenza adesso. Qualcuno provi a dirlo davvero con potenza. Ok. L'altro è che Satana è un parassita ed è un verme. Amen. Siete d'accordo con il pastore? Bene, questa mattina parleremo del principio della potenza del regno di Dio. Quanti sono contenti per questo titolo? C'è un principio di cui la Bibbia parla ed è un principio che se non conosciamo a volte può mettere in crisi il nostro rapporto con la potenza di Dio. Ci sono delle volte in cui vediamo il potere di Dio manifestarsi in un modo glorioso, ma dobbiamo anche riconoscere che ci sono dei momenti che non vediamo muoversi la potenza di Dio per la nostra vita, ma noi sappiamo che c'è potenza nel nome di Gesù. Amen. Matteo 25. In questo episodio è scritto: Gesù, partito di là, si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Di cosa aveva bisogno questa donna? Aveva bisogno del potere del regno di Dio. Amen. Paolo dichiara: il regno di Dio non è fondato solo su parole, il regno di Dio è fondato sulla potenza di Cristo. Non è un regno che si edifica con le parole, è un regno che si edifica con il potere che viene dal cielo. Amen. Ma egli non le rispose parola. Verso successivo: e i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. E gli rispose: non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. Ma ella gli disse: sì, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le rispose: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Amen. Ok, lo riprendiamo dall'inizio, perché nelle prime due preghiere non si è manifestata risposta da parte di Gesù, è vero o no? E a me avevano sempre insegnato che il motivo era che Gesù non ha risposto fin quando la donna non è stata disposta ad adorarlo. Non so se anche voi avete mai sentito questa interpretazione. Solo quando la donna si è disposta ad adorare il Signore ha risposto. Quasi che Dio sia così narcisista che ha bisogno di vederci inginocchiati per muoversi a compassione di noi. Amen? In realtà qui c'è un grande principio che dobbiamo imparare. Lo riprendiamo: partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Il territorio di Tiro e di Sidone era abitato principalmente da gentili, cioè da persone che non venivano dalla legge e che non appartenevano al popolo di Israele. C'era una profezia bellissima: su questo territorio, era il territorio della tribù di Asher. Tiro e Sidone si trovano sulla costa del Mar Mediterraneo e quando Giosuè divise il territorio per le tribù, questo territorio toccò alla tribù di Asher. Ed ecco una donna cananea. Cananea vuol dire non ebrea, cioè una persona che era squalificata, era fuori dal patto, più o meno come Ruth la Moabita, vi ricordate? Ruth la Moabita era una donna che era squalificata per la legge, eppure è entrata nel patto, è diventata la nonna della stirpe di Davide. Amen. E questa donna di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Attenti qui: ma egli non le rispose parola. Dobbiamo rispeggerlo perché altrimenti non leggiamo.
Ok, per quale motivo Gesù non ha risposto niente? È come dire: Signore, io vengo a cercare la tua potenza, ma non si manifesta niente. Ora, questa espressione con cui quella donna ha pregato Gesù, Signore figlio di Davide, è un'espressione tipicamente ebraica, Adonai ben David. Questa donna non era un'ebrea, è andata da Gesù come molti di noi vanno dal Signore per cercare di impressionare il Signore. Bella. Dio non ha bisogno di essere impressionato da noi, ripetilo con me. Yes. Dio non ha bisogno di essere impressionato, anzi Gesù non le rispose parola. Sai perché molte preghiere non sono risposte? Perché non seguono un principio che si trova nella fisica. Ora, Dio ha creato il mondo spirituale e il mondo fisico, quanti lo credono? E il mondo fisico è creato sul modello del mondo spirituale. Nel mondo fisico la potenza, anche nel mondo naturale, si manifesta solo in queste condizioni. Un esempio: Gesù ha detto che i figli di Dio sono come il vento, è vero o no? Non ha detto che lo spirito è come il vento. Ha detto: il vento soffia dove vuole, così è di chiunque è nato dallo spirito. Cioè, i figli di Dio dovrebbero avere il potere del vento quando soffia impetuoso. Il vento è una manifestazione della potenza di Dio, vero o no? Dalle mie parti, quando soffia il vento così forte, ad esempio il libeccio, quasi non riesce a camminare, abbatte alberi, a volte scoperti ai tetti delle case. Il vento ha una potenza come l'acqua che a volte è distruttiva, non la puoi trattenere. Ora, che cosa è il vento? Ascolta, il vento è uno spostamento di masse d'aria da una zona di alta pressione a una zona di bassa pressione. Ora, non voglio fare il colonnello Giuliacci, ma per comprendere certi principi occorre guardare il mondo naturale. Il vento è uno spostamento d'aria da una zona di alta pressione verso una zona di bassa pressione. Anzi, tanto più è il dislivello tra l'alta pressione e la bassa pressione, tanto più forte è il vento. Se il dislivello tra la bassa pressione e l'alta pressione è minimo, avrai una brezza. Se il dislivello tra l'alta pressione e la bassa pressione è grande, avrai una tempesta. In poche parole, più grande è il dislivello, più forte è il vento che soffia. E lo stesso principio c'è nell'elettricità. Nell'elettricità c'è un principio che si chiama differenza di potenziale. Quanti lo conoscono? Ad esempio, quello che hai in una pila tra la carica positiva del polo positivo e la carica negativa del polo negativo. La potenza della corrente elettrica si sposta quando c'è una differenza di potenziale tra un polo positivo o l'alta pressione e un polo negativo o la bassa pressione. Più grande la differenza di potenziale, più forte sarà la potenza, è così o no? Gesù, il Padre, lo Spirito Santo sono l'alta pressione e sono il polo positivo, ma molti cristiani vogliono andare da Lui come poli positivi, vogliono mettere a posto la loro vita e poi andare da Lui, così che hai un polo positivo ed un polo positivo, e tra due poli positivi non c'è potenza, come tra due aree di alta pressione non c'è spostamento di masse d'aria. Questa donna ha voluto impressionare il Signore mettendosi a posto davanti a Dio e non c'è stata nessuna manifestazione di potenza. Ed ecco perché Gesù ha scelto di non rispondere. La seconda volta questa donna si presenta di nuovo a Gesù dicendo: Signore, aiutami. Adonai è ancora questa un'espressione ebraica. Lei sapeva di essere fuori dal patto e Gesù le ricorda: io sono venuto soltanto per le pecore perdute della casa di Israele. E lei si mette a fare l'ebrea. Molti di noi, io compreso, spesso siamo così. Vogliamo mettere a posto la nostra vita, vogliamo rendere la nostra vita accettevole davanti a Lui, vogliamo rendere la nostra preghiera meritoria davanti a Lui, vogliamo impressionare il Signore e cominciamo a pregare usando tutti i termini ebraici, oggi anche quelli greci vanno di moda, per impressionare il Signore e far vedere che siamo qualcosa davanti a Lui. È come un polo positivo che va davanti a un polo positivo, non c'è nessuna manifestazione di potenza. Ma la terza volta
Gesù le disse: non è bene prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. Per quale motivo? Perché i gentili erano considerati dagli ebrei dei cani. Erano fuori dal patto, erano squalificati. Potremmo dire erano dei poli negativi. Amen. Avete mai notato che Gesù non ha mai manifestato potenza nei confronti dei farisei che si credevano per le loro opere giusti davanti a Dio? Non hanno mai ricevuto, non perché Gesù non li amasse, ma perché per questo principio della differenza di potenziale non c'è manifestazione di potenza tra un polo positivo e un polo positivo. Se tu vuoi ricevere dal Signore, la migliore cosa che puoi fare è andare a Lui come tu veramente sei. Amen. Ed essere davanti a Lui ciò che tu veramente sei. Ed ecco perché Gesù odiava l'ipocrisia. L'ipocrisia è mettere una maschera ok quando nella nostra vita ci sono cose che non sono ok. E la grazia di Dio non è attirata da ciò che va bene nella nostra vita, ma da ciò che va male. La sua potenza attira noi, ma la nostra debolezza attira Lui. La grazia di Dio si muove verso le aree che all'uomo piacciono di meno. Dillo alla persona che è accanto: la grazia di Dio si muove verso te, verso ciò che di te meno piace agli uomini. Dove le persone ti squalificano di più, la grazia di Dio si manifesterà di più. Ecco perché è scritto che dove ha abbondato il peccato, più basso il polo negativo, ha sovrabbondato la grazia, più alto il polo positivo e più grande la distanza, più grande la potenza che si muove. E Gesù ha manifestato le opere più potenti nei confronti di coloro che erano umanamente più squalificati. Alza la mano e fai un grido per la grazia di Dio. E questa donna, ma ti faccio vedere qualcosa. Questa è una piccola chicca per qualcuno che ha ricevuto delle parole dal Signore molto tempo fa e sta ancora aspettando che quelle parole siano visitate. C'è qualcuno? Wow. Alza la mano, bene, bene, fatti vedere dal Signore. Dici: sono qui, ho ricevuto una parola nel 1924. Fra 4 anni faccio 100 anni. Auguri. Ascolta, Gesù rispose a questa donna: non è bene prendere il pane, ripeti con me questa parola, non è bene prendere il pane dei figli, figli, per darlo ai cani, cagnolini. In realtà è i cani nel greco, ma siccome è brutto mettere in bocca a Gesù, questo viene tradotto con cagnolini. Per darlo alle cagne sarebbe, comunque sia. A volte il Signore non è molto delicato. 2000 anni prima, ripeti come, quanto tempo? 2000 anni. Ok, Dio non aspetterà 2000 anni ad adempiere la tua promessa. Ma se anche passa qualche anno, sappi per certo che tutto ciò che Dio ti ha promesso si adempirà nella tua vita. 2000 anni prima, guarda questo. Quando Giacobbe ha benedetto i suoi figli e è arrivato ad Asher, abbiamo detto che questa scena avviene nel territorio della tribù di Asher. Su Asher Giacobbe pronuncia questa promessa: da Asher verrà il pane saporito. Wow, bella! E Gesù dice a questa donna: non è bene prendere il pane dei figli, in questo caso era la guarigione. Bella, wow. Sai che c'è una promessa per la guarigione connessa con la Chiesa? Yes. Il figlio minore in Luca 15 dice: nella casa di mio padre c'è abbondanza di pane. Nella casa del Signore, nella chiesa di Cristo, c'è abbondanza di guarigione, di liberazione sempre. Non andarla a cercare altrove, non cercarla nel profeta di turno, cercala nel corpo, perché c'è abbondanza di pane. E questa parola pane saporito, saporito in ebraico shaman, vuol dire splendente di olio, un pane all'olio. L'unzione porta guarigione. Amen. E questa parola rilasciata 2000 anni prima si adempie 2000 anni dopo nella vita di una donna squalificata. Amen. Pensa a questo. Quando Giacobbe ha profetizzato su Asher, nemmeno probabilmente pensava che un giorno una donna che nessuno avrebbe ritenuto degna di stare in uno dei Vangeli
avrebbe visto nella sua vita adempiersi quella profezia. Da Asher verrà il pane saporito ed egli fornirà delizie, la parola precisa è delicatezze, regali. È venuto un re che ha mostrato delicatezza nei confronti di una donna che per la legge era squalificata. Questa fa la grazia. Amen. 2000 anni prima una profezia si adempie in una donna che secondo la legge era completamente squalificata. Amen. E dopo che Gesù dice questo, lei risponde così: sì signore, eppure anche i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Che cosa ha fatto questa donna? Ha riconosciuto chi lei veramente era. Adonai ben David, e non le rispose parola. Adonai, e non le rispose parola. Io sono una piccola cagnolina perché sono fuori dal patto, e viene certa che comunque troverà qualcosa da mangiare nella tua casa. E quando lei si presenta al Signore per chi lei veramente è, non atteggiandosi da ebrea, non atteggiandosi da donna che veniva dalla legge, ma essendo chi lei veramente era, Gesù le rispose: donna, grande è la tua fede. Sai qual è una grande fede? Quella che osa andare davanti a Dio con le sue forze e soprattutto con le sue debolezze. La grande fede non è atteggiarsi a super spirituale. La grande fede è quella di un uomo o una donna che osa, come fece Esther, entrare alla presenza del re, portando la sua debolezza davanti a lui, perché in quel momento che il Signore stenderà lo scettro verso di te, come il re stese lo scettro verso Esther quando tu entri alla presenza del re, non portando altro che la veste della giustizia di Cristo, nessun merito davanti a lui, lui manifesta la sua potenza verso di te. Sii chi tu sei. Ciò che impressiona il Signore non sono le grandi preghiere fatte di grandi parole, non sono le parole ebraiche, aramaiche, greche, latine, toscane, eccetera. Non è il nostro atteggiarsi, è essere davanti a Lui chi noi veramente siamo. Con i nostri pregi, ma ricorda che il Signore sarà sempre attratto dai tuoi difetti. Non perché tu debba rimanere con i tuoi difetti, ma perché la grazia si manifesta dove tu hai bisogno, dove non dove non hai bisogno. Gesù ha detto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma sono i malati. Ora, se io sono malato e vado dal dottore, il dottore mi dice, o la mia dottoressa, io non dottoressa, Walter, come stai? Sto benissimo. Non mi sono mai sentito così in forma, dottoressa, difficilmente riceverò qualcosa da lei. Noi non abbiamo bisogno di un medico quando le cose vanno bene, e non abbiamo bisogno di un avvocato quando la nostra vita è tranquilla. Noi abbiamo bisogno di un medico e di un avvocato proprio nel momento in cui la legge ti direbbe tutti presenti davanti al Signore, ancora portando quelle debolezze. Sì, perché la grazia di Dio non è attratta dalla mia potenza. Perché più sarò in basso, più si manifesterà la sua potenza. Un giorno Davide sperimentò questo. Nel giorno in cui l'arca fu portata, è scritto che Davide si tolse i vestiti e cominciò a danzare davanti al Signore. E Mical, dal palazzo, disse a Davide: bella figura si è fatto il re oggi, vestendosi come un uomo da nulla davanti a Dio. E Davide rispose: è vero, mi sono vestito come un uomo da nulla e mi sono abbassato davanti a lui, anzi mi abbasserò ancora di più davanti a lui, perché più tu sei in basso è il più grande la potenza con cui Cristo ti rialza. Questo principio si vede nella vita di un personaggio che umanamente era un personaggio debole, molto debole, è Gedeone. In Giudici 6:11 è scritto che l'angelo del Signore venne e si sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Abiezerita, e Gedeone figlio di Joas trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. Ok? Due sono i principi su cui si fonda la potenza del regno di Dio:
La prima è la differenza di potenziale. Non andare davanti al Signore per impressionarlo e non andare davanti al Signore con le cose che sono ok nella tua vita. Vai davanti al Signore come veramente sei, portando ciò che non va bene, perché lì vedrai manifestarsi la potenza di Dio. Primo. Secondo, il secondo principio della potenza del regno di Dio è quello che Gedeone ha sperimentato senza nemmeno accorgersene. Lui trebbiava il grano nello strettoio. Lo strettoio è un torchio dove si strizzano le olive per far uscire l'olio. Il grano, la parola del regno di Dio, deve stare nell'unzione. È la parola unta che manifesta il potere del regno di Dio, è la potenza della parola profetica. Lui aveva messo il grano che rappresenta la parola del regno, il seme, nello strettoio dell'olio, la parola unta, non la lettera, ma la rivelazione della parola da parte dello Spirito Santo. E l'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Ok, come vede Dio Gedeone? Forte e valoroso. Guarda la risposta di Gedeone, del Signore. Il Signore si rivolse a lui e gli disse: vai con questa tua forza. Ora io immaginerei che Gedeone fosse un uomo forte e che venisse da un lignaggio importante nella terra di Israele, vero o no? Per l'uomo la forza è la forza, ma Dio non vede la nostra forza così. E se noi non comprendiamo questo, avremo il senso delle cose degli uomini, ma non avremo il senso delle cose di Dio. Spesso il senso delle cose di Dio è l'opposto del senso delle cose degli uomini. Il senso delle cose degli uomini è: più grande la tua famiglia, più forza fisicamente hai, più grande il tuo conto in banca, più il tuo nome è altisonante, più hai forza in questo mondo. Invece nel regno di Dio è esattamente il contrario. Non sono io che ti mando. E gli rispose: ah Signore mio, con che cosa salverò Israele? Cioè Gedeone non era molto d'accordo col fatto che Dio lo vedesse come un uomo forte e valoroso. Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse. Ascoltami, Manasse era la discendenza del figlio che Giacobbe aveva scartato. Quando Giuseppe porta i suoi figli per essere benedetti davanti a suo padre, portò il primogenito, che era Manasse, e il secondogenito, che era Efraim. E quando suo padre benedisse questi due figli, incrociò le mani. La mano destra, cioè la benedizione del primogenito, sarebbe dovuta andare su Manasse, e invece andò su Efraim. E la sinistra andò su Manasse. E Giuseppe prese la mano del padre e disse: no, no, non questo. Il primogenito è l'altro. E Giacobbe disse: no, Efraim sarà benedetto prima di Manasse. Quindi Manasse fu scartato come primogenito. La famiglia di Gedeone era la più piccola della tribù scartata di Israele, cioè la più piccola delle più piccole. E io sono il più piccolo della casa di mio padre. Ascolta qual era la forza di Gedeone. Era il più piccolo della famiglia più povera, della tribù più scartata. Il più piccolo della famiglia più povera, della tribù più scartata. E Dio vede in questo forza. Perché? Perché più basso il tuo meno, più grande sarà l'arco voltaico della potenza che Dio scatenerà sulla tua vita. Ecco perché Paolo alla chiesa di Corinto dice: in mezzo a voi non ci sono molti sapienti secondo la carne, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo, le cose deboli del mondo, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. E guarda come Paolo, con questo vado a chiudere, spiega e riassume tutto questo in un modo meraviglioso. Paolo dice: perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, cioè non diventassi troppo un polo positivo, perché più tu ti alzi e meno è la potenza che il polo positivo rilascia sul polo negativo. Mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Angelo, messaggero, una persona molesta che dovunque lui andava, andava a seminare un altro Vangelo. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza, ripetilo con me, la mia potenza
si dimostra perfetta nella debolezza. La sua potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Finché quella donna non ha accettato di realizzare la sua debolezza davanti a Dio, Gesù non ha potuto rilasciare potenza. Ma quando lei ha riconosciuto chi veramente era: sono una cagnolina, sono fuori dal patto, siamo ancora nel tempo della legge, tu sei venuto per le pecore di Israele, io non sono pecora di Israele, ma so che tu sei un Dio di grazia. E questa è stata la grande fede della cananea, squalificata secondo la carne, ma qualificata davanti a Dio. Ciò che l'uomo squalifica, la grazia qualifica. Ciò che l'uomo scarta, la grazia innalza. Grazia non è grazia se viene rilasciata sulla tua forza. Grazia è grazia se viene rilasciata sulla tua debolezza. E ecco perché poi a un certo punto Paolo: perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Qual è l'ultima volta che ti sei vantato di una tua debolezza? L'uomo tende a vantarsi della sua forza. Facebook è un'ottima chiave di visualizzazione di questo. Le persone giudicano gli altri per ciò che loro credono di fare meglio degli altri. E invece il Signore cerca nella tua vita ciò che più è squalificato. Gloria. Uno dei trucchi del verme di cui parlava il pastor, il parassita, è quello di venire nella tua vita e dirti: se tu vuoi vedere la tua preghiera funzionare per gli altri, devi aver prima sperimentato nella tua vita ciò che stai chiedendo per gli altri. Avete mai sentito questo? Se tu stai ancora combattendo con un problema, come puoi pensare di pregare per gli altri? Che permetti prima a Dio di mettere a posto il tuo problema, e quando Dio avrà messo a posto il tuo problema, potrai essere usato per mettere a posto il problema degli altri. E questo è ciò che paralizza molti credenti dal pregare per gli altri. Il pastore prima ha detto: preghiate gli uni per gli altri, rilasciate la potenza che c'è dentro di noi. Ma se tu hai una malattia e ancora non hai ricevuto guarigione da Gesù, e accanto hai un malato, Satana verrà probabilmente nella tua mente a dirti: con quale ipocrisia, tu hai fede per un altro quando non hai fede per te stesso. Un giorno un uomo che era stato colpito da un problema di sterilità, lui e tutta la sua famiglia, si chiamava Abimelech, ricevette preghiera da un uomo che aveva una moglie sterile che si chiamava Abramo. E quando Abramo ha pregato per lui, Abramo non aveva ancora ricevuto Isacco. Wow! Yes. E io immagino la mente di Abramo bombardata dalle domande da parte del parassita: e come fai tu, che ancora non hai visto adempiersi le promesse di Dio nella tua vita, essere così ipocrita da aver fede per un altro quando non hai fede per te stesso? Eppure il Signore disse ad Abimelech: Abramo pregherà per te. Gloria, gloria. Fai un applauso al Signore, dai. Dio ha detto ad Abimelech, non è stata una scelta di Abramo, Dio ha detto ad Abimelech: finché Abramo non pregherà per te, tu sei un uomo morto. Gloria. E sai perché era un uomo morto? Perché aveva, non volendo, diviso una coppia. Perché si era preso Sara, in realtà era Abramo che aveva fatto l'indiana e gliel'aveva data per paura, comunque sia, il padre della fede. Abramo è il padre della fede. Galati 4 ci dice che Sara è figura della Gerusalemme di lassù, cioè la grazia. Abimelech aveva diviso fede e grazia. Quando tu dividi la fede dalla grazia, cioè pensi di poter ricevere perché ti metti a posto con Dio e non per grazia, tu sei morto spiritualmente. Ma quando questi due tornano insieme in quel capitolo, per la prima volta nella Bibbia compare la parola guarigione. Quando la fede torna a essere la sposa della grazia, si manifesta guarigione nella Chiesa. Non basta credere, devi credere in un dono gratuito. Devi credere che Dio per grazia viene a operare proprio là dove il diavolo ti condanna di più. La grazia viene a operare proprio per la fede là dove l'uomo ti squalifica di più. Lì la grazia ti mette al primo posto. E Dio parla a Abimelech e gli dice: Abramo pregherà per te. È scritto che Abramo pregò per lui, e ancora
non aveva figli, o meglio aveva solo Ismaele, ma non aveva ancora il figlio della promessa, e Sara era ancora sterile. La Bibbia dice che la preghiera di una coppia sterile guarì una famiglia sterile. Sai perché? Perché non è la tua potenza, è la sua potenza. Amen. Il capitolo finisce così, il capitolo 19 finisce così: Dio guarì Abimelech e la sua famiglia dalla sterilità. Sapete come inizia il primo verso del capitolo successivo? Dio visitò Sara, la quale concepì un figlio. Wow. Dai quello che non hai. Gesù, che bello. Quando il diavolo viene a dirti tu hai ancora il dolore in quel ginocchio, tu devi dire: proprio per questo che mi metterò a pregare per tutti i malati della mia chiesa. Wow. Quanto più sei umanamente squalificato, tanto più sei per grazia qualificato davanti a te. Che meraviglia! Amen. La sua potenza si è manifestata attraverso la preghiera di Abramo, perché il potere di Cristo riposa sulla nostra debolezza. Io ho conosciuto tanti anni fa una donna di Candia nel Canavese, credo sia più o meno a nord di Torino, da queste parti qua. Questa donna era completamente cieca, si era ammalata ed aveva perso completamente la vista, e io una volta andai ai suoi seminari e io rimasi stupito dei miracoli che accadevano per le mani di quella donna. Adesso è col Signore, Maria si chiamava. Le persone andavano da lei, lei stava seduta, teneva le mani alzate, le persone mettevano la loro testa sulla mano perché lei non le vedeva, le persone venivano via guarite. Io ho visto persone recuperare la vista attraverso la preghiera di quella donna. Il regno di Dio non funziona come noi crediamo. Il pensiero del diavolo è il pensiero umano. Dio ama le cose che vanno bene di te, ma non ama, ama te, ma non ama le cose che non vanno bene. Dio ti ama così tanto che rilascia il suo potere proprio per risolvere i problemi delle cose che non vanno nella tua vita. E quando preghi per gli altri, non guardare se le cose sono andate a posto in quell'area, anzi prega per gli altri, soprattutto nell'area in cui ancora le cose sono andate a posto, e nel primo verso del capitolo successivo della tua vita tu vedrai Dio intervenire proprio in quelle aree. Amen. Chiudo con questo, è possibile un pochino di musica, se è possibile, altrimenti non lo importa. Questa è stata la tua prima parola, pastor. Avete capito qual è il principio della potenza di Dio? Non andare davanti al Signore e impressionarlo. Gesù ha detto: quando pregate non usate tante parole, perché io, il Padre e lo Spirito Santo non ci lasciamo impressionare dalle vostre parole. Anzi, più parole metti e più Lui tacerà. A volte hai solo bisogno di dire: Signore, tu sai come sto messo oggi. Tu sai che io oggi non ho voglia di pregare, che sembra che il tuo spirito sia volato lontano da me. Ho bisogno di te, Signore. E il Signore ti dirà: grande la tua fede, perché solo una grande fede può permettere a un uomo o una donna di venire davanti a colui che è perfetto, portando prima di tutto i suoi difetti, le sue mancanze e le sue debolezze. Questo attira il cuore di Dio, non le nostre performance, ma chi noi veramente siamo davanti a Lui. Più tu sei te stesso davanti a Lui, e più Lui si muoverà verso di te. L'altra parola che il pastor profeticamente, lo spesso profetizziamo e nemmeno ce ne rendiamo conto, è: Satana è un verme. L'avete sentito? Yes. Siete testimoni? Sì, sì. Nel Salmo 22, verso 6, si parla di un verme. Ma la cosa straordinaria, sai qual è? Che non se ne parla parlando del diavolo, ma se ne parla parlando di Gesù. Questo Salmo inizia così, al verso 1: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù ha pronunciato queste parole e l'80% del resto del Salmo, di questo Salmo, durante la sua passione e durante la crocifissione. Ma al verso 6... c'è una parola quasi sconvolgente
Lui, Davide, profeticamente Cristo dice: io sono un verme e non un uomo. L'infamia degli uomini e il disprezzo del popolo. Ma Satana è un verme, non Cristo. Come Satana è un serpente, non Cristo. Gesù è il Figlio perfetto, santo, del Dio vivente. Gesù è Dio fatto carne, la perfezione, la tre volte santità di Dio in un uomo. Eppure la croce è stato questo scambio, dove Lui ha preso la nostra immagine, noi abbiamo preso la sua dignità. Un giorno il Signore nel libro dei Numeri disse a Mosè: alza su un palo un serpente di bronzo. Il serpente è l'immagine del diavolo, vero o no? Lo stauros è la croce. Gesù sulla croce ha preso le sembianze del peccato, l'immagine e la sostanza del peccato, perché noi che eravamo nati nei peccati riprendessimo l'immagine del Figlio e divenissimo per nuova nascita figli amati, perfetti e santi di Dio. E così come il diavolo è un verme, lui ha gridato per questo scambio della croce: io sono un verme. E sai perché ha dichiarato di se stesso: io sono un verme, non un uomo? Perché lui sapeva che ogni uomo sulla terra passa dei momenti nella vita in cui va davanti allo specchio e si sente un verme, non un uomo. Paolo in Romani 7 dichiara: io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Il bene che io voglio non lo faccio, e il male che non voglio, quello faccio. Se ti sei trovato una volta nella tua vita in questa situazione, ti chiedo di alzare la mano stamattina. Ti sei mai guardato davanti allo specchio dopo che hai fatto ciò che sai che non va fatto, ciò che un credente nato di nuovo nel suo cuore non vuole fare, oppure che avresti potuto fare qualcosa e non lo hai fatto? La Bibbia dice: se qualcuno di noi può fare del bene e non lo fa, pecca. E sai come ti senti? Ti senti un verme e non un uomo. Ti senti coperto di vergogna. Bene, Gesù ha preso questo perché tu cominci a sentirti un uomo e non un verme, una donna e non un verme. Ma questa parola verme è una parola particolare. In tutto il resto della Bibbia la parola verme in ebraico è rima, invece qui, e solo qui, la parola verme è un'altra parola ebraica, che è tolat. E tolat è questo verme qui. Vai avanti, anzi no, vai avanti. Alziamoci in piedi, voglio dirvi qualcosa su questa parola. A volte nelle cose piccole della Bibbia ci sono delle rivelazioni che non dimentichi più, e credo che questa non la dimenticherai più. Questo è il tolat. Il nome scientifico è Coccus ilicis, ed è un verme particolare perché è il verme da cui nell'antichità ed anche nella Bibbia si estraeva il colore scarlatto. Lo scarlatto è uno dei colori che veniva usato per i paramenti del tempio, insieme alla porpora, all'azzurro, al bianco e al dorato. La porpora si estrae dal murice, che è uno sconciglio marino, dalle mie parti si trova, macchia le mani di un colore violastro. Invece lo scarlatto si estrae dal Coccus ilicis. E per fare il colore scarlatto dei veli del tempio si utilizza il tolat. E nel mondo antico per fare il colore rosso scarlatto si usa il tolat. Voglio dirvi qualcosa su questo Coccus ilicis. La femmina, quando sta per partorire, cerca un ramo, un albero, come qui. Attraverso delle zampette appuntite si inchioda questo albero. E quando ha rilasciato i piccoli, forma un guscio rosso, lo vedete? E copre i piccoli sotto questo guscio rosso. Appena i piccoli sono autosufficienti, il guscio si rompe e una tinta scarlatta rossa copre, macchia i piccoli e cola sul tronco dell'albero. E i piccoli rimangono coperti di questa tintura scarlatta per tutto il resto della loro vita. Un giorno Gesù ha preso l'immagine del peccato ed è stato inchiodato sul legno della croce. Il sangue è scorgato da lui ed ha macchiato e coperto tutti coloro che credono in lui e rimarranno coperti del suo sangue per tutto il resto della loro vita. Ci sono
sono tre volte in cui un uomo sperimenta il colore rosso nella sua vita. Dio ha creato l'uomo Adam dalla terra. Adam vuol dire terra rossa. Dopo che l'uomo ha peccato, è scritto che provarono vergogna. È vero o no? Genesi capitolo 2. La vergogna rende il colore come? Rosso. C'è un terzo rosso che lava via il rosso della vergogna, del rosso del sangue di Gesù. E ricorda una cosa: per quanto il diavolo cercherà di convincerti che tu sei un verme, tu devi dire al diavolo: il sangue di Gesù mi ha coperto alla croce e mi terrà coperto dalla vergogna per tutto il resto della mia vita. Tu puoi essere certo che per qualunque cosa accada nella tua vita, tu resterai coperto come i piccoli del tuo latte per tutti i giorni della tua vita. Dopo che il Tolat ha rilasciato la tintura rossa e ha coperto i bambini, la madre muore. Ascoltate, Gesù, dopo aver versato il suo sangue, è morto. Tre giorni dopo, ripetetelo con me. Tre giorni dopo, dal guscio del Tolat si forma una cera bianca che cade a terra, scivola dal legno e macchia di bianco tutta la parte davanti all'albero. Gesù, dopo tre giorni, è risorto dalla morte, ci ha giustificato dei nostri peccati, ha lavato via il rosso della vergogna dalla nostra vita e ci ha reso bianchi. Isaia capitolo 1 verso 18 dice così: alza le tue mani, poi venite e discutiamo, dice il Signore, se i vostri peccati fossero anche rossi come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e se fossero rossi come porpora diventeranno come bianca lana. Ogni volta che il diavolo verrà ad accusarti per farti sentire squalificato, per farti sentire che ciò che hai fatto forse portato via la salvezza della tua vita, tu devi ricordare, e questo le donne lo sanno molto bene, che quando il sangue macchia un vestito è molto difficile da farlo andare via. Come la tintura scarlatta rossa del Coccus Illicis copre i suoi piccoli per tutta la loro vita, il sangue di Gesù copre la nostra vita, ci cancella dalla vergogna, perché lui ha preso l'immagine del verme. Perché noi smettiamo di dire mi sento un verme, non un uomo, e possiamo dire mi sento un uomo e non più un verme.